che può essere punto dalla vaghezza di originalismo su un fatto e ritenerlo in qualche modo cambiato nel tempo per qualche circostanza accidentale, così certamente subliminalmente riaprendo un termine che magari può essere chiuso. Quindi indagini senza fine, indagini senza un controllo. Credo che il tema dell'iscrizione è uno dei primi temi che possa rendere il processo penale certificato e non ho nessuna difficoltà a segnalare, Presidente, che con un'indagine delle Camere Penali nazionali ratificata dal CNF la maggior parte delle prescrizioni che afferiscono i procedimenti penali è da rimproverarsi alla lunghezza delle indagini. Quindi proprio intervenire sul termine di ragionevole durata del processo impone, a nostro avviso, un voto favorevole su questo emendamento e noi su tanto insistiamo. Grazie. La ringrazio. La Presidente, prego. Ferranti. Presidente, in questo processo, in questa diciamo, disciplina del processo c'è una grande attenzione, come poi stiamo vedendo anche da alcune critiche sicuramente costruttive che sono state espletate in aula, ma che vediamo anche molte volte rappresentate nei quotidiani di questi giorni. Ma c'è una grande attenzione ai tempi e alla regolarità delle iscrizioni notizie di reato. Perché da qui nasce poi la prevedibilità dei tempi del processo. Questo emendamento c'è un parere contrario della relatrice perché già oggi il codice, l'articolo 335 secondo comma, già prevede che se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica, ci sono diciamo, delle contestazioni diverse rispetto a quelle iniziali, c'è solo un aggiornamento del nuovo reato che viene attribuito, ma già oggi c'è scritto senza procedere a nuove iscrizioni. Quindi il regime è ben delineato nel codice di procedura penale, si tratta di evitare prassi deviate e su questo c'è una norma specifica più avanti che era nel disegno governativo che è stato diciamo, implementato anche dall'esame della Commissione che tiene conto appunto di evitare che la prassi non rispettino le norme, ma la norma c'è quindi inutile inserirne un'altra nuova. Grazie collega Ferranti. Non mi pare ci siano altri interventi su questo emendamento, quindi lo pongo in votazione. 11.1 Santelli, i pareri sono tutti contrari, dichiaro aperta la votazione. Palese. Palese. Raciti. Raciti. Duranti. Duranti. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 56 favorevoli, 354 contrari. La Camera respinge. 11.12. Collega.